Ciao ragazzi, come state? Oggi, come vedete, siamo insieme per una nuova puntata di Distruggi questo diario. Allora, la scorsa volta vi avevo proposto appunto un indovinello su come avevo colorato queste lettere. Avevo appunto previsto, mi pare, i 5 che avessero indovinato li avrei appunto salutati, ma visto che avete risposto in poco, ho deciso per l'appunto di, oltre che salutarvi, anche scrivervi proprio nel mio diario, così rimarrete indelebili, diciamo, in questo diario, anche se dovrebbe essere distrutto. Ok, quindi, allora, bando alle ciance, inizio ai saluti. La risposta era appunto corretta, per ogni lettera avevo usato un colore, quindi tutte le P in viola, tutte le O in azzurro, le R in verde scuro, le T in rosso e così via. L'indovinello è stato appunto indovinato da Gaia Kawaii, che saluto, Valeria Mele, ti saluto anche a te Valeria, Sofia Catini, ciao Sofia, poi da asterisco pomeriggi creativi asterisco, o solo pomeriggi creativi, non lo so come preferisci essere salutata, comunque ciao. Poi da Paccia Dreams, ciao, da Alessia Bertuzzi, ciao Alessia, da Sofia Maiocchi, ciao Sofia, da New Creation YTI, primo, non lo so, anche a te comunque, ciao, e da Teen Titans Go, quindi bravissime a tutte e a tutti, e quindi continuiamo con questo giornale, insomma, diario. Ok, allora, la domanda poi prima era, inserisci i tuoi numeri di pagina, vi avevo appunto chiesto se preferivate che li scrivessi tutte le pagine, quindi subito, o a spot man mano. La maggior parte di voi mi ha proposto di scriverle tutte quante subito, quindi mi do da fare e inizio subito. Sono arrivata a pagina 100, facciata 100, e vi devo dire, ragazzi, è una faticaccia scrivere tutti i numeri di questo libro. Mamma mia, breve pausa. Ricominciamo. Ed eccomi arrivata a pagina 200. Mamma mia, veramente ragazzi, questa potrebbe essere considerata proprio una sfida, perché veramente non è semplice. Va comunque bene perché le pagine, come vi dicevo quando l'ho spedito, sono ancora un po' qua con la ticce, un po' appiccicose, quindi sfogliando pagina per pagina, spero di non averne saltata nessuna, e si stanno un po' staccando. Quindi, insomma, breve pausa come prima, e ricominciamo, che abbiamo ormai quasi finito, ovviamente. Avanti!
finito. Eccoci qua, quindi ho praticamente scritto i numeri su tutte le pagine e quindi direi che possiamo continuare. Allora, però queste due facciate sono molto tristi, non è vero, anche voi la pensate così, vero? Quindi direi di dargli un attimo una piccola colorata, utilizzo anche gli evidenziatori, quindi sto anche velocemente, e gli diamo un po' di che di vivace. Allora, io utilizzerei questo azzurro pastello, che è molto carino. E poi per fare invece la parte di qua utilizzo questo blu. Anzi, facciamo una cosa più creativa. Devo dire che è venuta super cute. E poi voglio metterci qualcosa qua. Cosa potrei metterci? Beh, ci disegno qualcosa io. Vediamo. Beh, non è venuto proprio il massimo, però dai, è abbastanza carino. Ecco, ci attacco anche l'adesivo. Boh, diciamo che questa pagina qua possiamo lasciarla anche così, perché sennò è troppo colorato. Ok, cominciamo. Quindi la prima bellissima cosa che devo fare è rompi la copertina. Dun dun dun. Dopo averla tutta bella decorata con gli adesivi e i washi, devo romperla. Ok, però non c'è scritto come devo romperla, quindi posso romperla in maniera creativa. Possiamo dire, possiamo romperla in maniera creativa. Allora, intanto, come primissima cosa, voglio, non lo so perché ho questa, vediamo, ho preso questo pennarello, ho bisogno di una base sotto, ok. Sembrano un po' le cicatrici, la cicatrice che ha sulla fronte Harry Potter. Non so se l'avete notato. Ok. E poi con la penna bianca faccio come se si vedesse la parte sotto che si sta rompendo. Ma devo dire che è abbastanza tristina, abbastanza dark, però va bene. Quindi dobbiamo distruggere la copertina, quindi la copertina è inteso questa parte qui, quindi non questa dietro, quindi questa rimane
Ho inteso anche questa, secondo voi? Bam, 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 bam. Mi verrà in mente. Allora, proviamo a cercare materiale per distruzione. Quindi potrebbe essere, ovviamente, forbici. Poi, taglierino. Poi, questo per fare i buchi. Poi, mi è venuta un'altra idea, arrivo. Ok, penso di aver trovato più o meno quello che ho per distruggere o tagliare la copertina, quindi avevo anche altri punch, ma non mi ricordo dove li ho messi, quindi al momento ho trovato solo questo e vabbè, userò questo. Allora, iniziamo. Prima cosa, direi, usiamo questo, quindi. No, ma non è venuto. Mannaggia, è troppo grosso. Riproviamo. Adesso non mi ricordo neanche più come l'ho messo. Fantastica me. Vabbè, la devo distruggere, quindi. Riproviamo. No, niente da fare, non riesco a farlo. La copertina è troppo grossa, però riesco a distruggerla un po', quindi continuo così. Più o meno, vabbè, quindi bocciamo questo metodo, anche se ha un po' frastagliato la copertina. Beh, proviamo questo. Vediamo un po' se lui invece funziona. Sì, lui è mitico. Questo qua dell'Arapesco, che è la fine del mondo, lo utilizzo soprattutto per l'agenda. Ops, vabbè. Ed è fantastico per farsi i refill. Beh, dai, non è proprio il massimo, ma non deve essere carino. Quindi a sto punto facciamo anche qua dietro, ma qua dietro faccio con altro. Allora. E è abbastanza rilassante distruggere questa parte. La sto facendo veramente a caso. Quindi ho utilizzato un altro metodo di istruzione. Utilizziamo l'ultimo metodo, che è appunto la forbice. E con la forbice diciamo che è abbastanza distrutta, dai, tutto sommato. Qui è la parte che ho tagliato col taglierino e il davanti è così. Ma forse posso distruggerlo ancora un po' davanti, facendo sempre il lavoro di prima.
Che ne dite? È abbastanza distrutta? Qua si nota poco, a dire il vero. Devo distruggerla ancora un po'? Magari scrivetemelo giù nei commenti se secondo voi devo distruggerla ancora un po'. A me sembra abbastanza sufficiente. Diventata un'arma con questi spigoli. Ok, va bene, quindi questa parte l'abbiamo fatta. Ora vediamo cosa devo fare. Allora, lascia questa pagina vuota di proposito. Vuota, vuota. Vabbè, la lascio così. Avrei voglia di colorarla però, mannaggia. Vabbè, giriamo pagina. Fermati qui, strofina i piedi, salta su e giù. Ok, allora. Sto pensando se disegnare, non so, dei ciuffi d'erba, qualcosa, non lo so. Ho un'idea pazzesca, sarebbe tipo, perché non c'è scritto con le scarpe, senza scarpe, mi coloro i piedi e poi calpesto. Potrebbe essere un'idea un po' folle. Ecco, questa sarà appunto la domanda per voi. Cosa faccio? Utilizzo le scarpe, anche se tendenzialmente le scarpe sono pulite, o mi coloro i piedi e faccio chic track sulla pagina? Aspetto i vostri commenti come sempre. Ci vediamo alla prossima sfida di Distruggi questo diario. Ciao!